Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di Ministero con noi, si prego i giornalisti di usare il microfono, grazie. Sì, buongiorno Ministero, io parlo Alberto Mogolotto, le chiedo, dopo queste 8 partite senza vittoria arriva la Lazio, quanto può incidere contro questo avversario, oppure insomma ogni domenica, ogni giornata fa storia a sé? Sì, indubbiamente ogni giornata fa storia a sé, il fatto che sono 8 partite che non facciamo il risultato pieno, è anche quello significativo, quindi domani devono fare veramente una grande prestazione sotto ogni profilo. Quindi c'è anche la temperatura che è calda, giocando di sera qualche vantaggio in più noi e loro l'avremo, quindi non ci sarà neanche questo a creare difficoltà. Noi dobbiamo andare in campo veramente con grande determinazione, con grande voglia di fare un risultato che per noi è importante. In settimana c'è stato anche il presidente, se non sbaglio, che ha fatto visita. Come un po' tutte le settimane. Sì, ha detto qualcosa di diverso rispetto alle scorse, incitamento. Non ha parlato, se no ha fatto chiacchiere con me, quindi niente di particolare, ma è un suo modo per stare vicino alla squadra, per sentire un po' quello che è il polso della situazione, quello che è l'atmosfera, la temperatura che c'è. Quindi lui è molto sul pezzo, come si dice, e quindi questa partita per noi è importante per riuscire a dare anche a lui, perché vogliamo dargli la soddisfazione come si merita. Buongiorno Mister, Jonathan Bresi del Bruno. Come si può valutare il momento della Lazio, cioè in questo momento la Lazio, come può essere valutata? Insomma, la squadra che è in classifica, una squadra che ha indubbiamente della qualità, grandi qualità. È una squadra difficile, è una squadra che magari non ha fatto, come dire, performance o partite di grandissimo spessore, però ha sempre portato a casa dei risultati importanti, quindi non sei terzo in classifica per caso. E quindi questo è un valore aggiunto che loro hanno ed è una considerazione, un ragionamento che dobbiamo essere bravi a fare noi, proprio nella valutazione di come affrontare una squadra di questo tipo. Non viene però da un momento positivissimo, insomma, ha avuto un po' dei risultati altalenanti. Beh, altalenanti, però ha vinto domenica scorsa e ha vinto all'ultimo. Questa dimostrazione di una squadra che non demorde, che ci prova sempre. E ripeto, sono terzi in classifica, pur magari non attraversando un momento particolarmente brillante, e questo è ancora più pericoloso, perché se una squadra è al top della condizione, è al meglio delle sue possibilità, e figuriamoci che cosa può fare, no? E adesso magari, tra virgolette, non essendo in un momento particolarmente brillante, però continua ad essere lì e a giocarsi un posto in Champions, quindi è veramente una squadra di spessore. Invece come possiamo valutare il programma di questo momento? Ma l'avete visto anche voi, io credo che il Parma vada valutato attraverso quelle che sono le sue prestazioni, poi dopo se uno lo valuta solo in funzione di quello che ha un risultato è un ragionamento, se uno lo valuta attraverso quello che la squadra esprime è un altro. Però è altrettanto vero che sono 8 partite che non facciamo i 3 punti, e quindi questo deve farci capire qualcosa. Noi dobbiamo essere convinti, coscienti di quello che stiamo facendo, continuare con quella determinazione, con quella voglia di proporsi come si sta facendo, con ancora più insistenza e con ancora più decisione, con ancora più convinzione nell'andare a far male agli avversari e essere bravi e lucidi anche nel non concedere situazioni che nel recente passato sono state valutate con troppa superficialità e quindi molto rischio. Mister, lei a Cesena ha scalato un centrocampo di piedi buoni. Calcolando che la Lazio gioca quasi tutto sugli inserimenti da centrocampo con 5 centrocampisti, può essere la scelta migliore anche per questa partita, o magari ripescare Morrone, che ultimamente magari ha giocato meno, può essere la scelta giusta? No, gli inserimenti bisogna essere bravi a saperli leggere, a saperli valutare, ma questo dipende da Morrone. Dipende da tutti i giocatori, ci sono squadre che sfruttano molto bene, sanno fare bene come fa la Lazio a questi inserimenti, e noi dobbiamo essere attenti, lucidi,
più partecipi, non guardare solo la palla, ma guardare gli avversari, perché poi alla fine può sembrare banale o scontato, ma la palla in porta ce l'ha solo se qualcuno ce la spinge dentro, no? E quindi se c'è un avversario che è solo davanti alla porta e libero, vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa, e questo vale per tutti i giocatori, non tanto per le caratteristiche che uno può avere. Probabilmente il centrocampista che meglio attua la parte difensiva e la parte offensiva probabilmente è Mariga. Riesce a recuperarlo? Oggi sarà determinante, ieri ha fatto ancora un test che ci ha dato delle indicazioni ulteriori, però il test che conta poi è la verità del campo, quindi abbiamo oggi pomeriggio, abbiamo anche domani mattina il lavoro. Il lavoro di oggi sarà fondamentale, valutarlo e leggerlo proprio in funzione di quanto lui oggi fa e della risposta che avremo domattina, perché se oggi riesce a fare il lavoro al 100% e domattina non avere nessun tipo di problema, allora è chiaro che è disponibile, diversamente non può fare differente. E la situazione di altri che non recupera sicuramente o che sono in forza? No, altri problemi. C'è il discorso di Diabiani, che anche lui oggi lo voglio vedere perché ha lavorato tutta la settimana un po' a singhiozzo o comunque con un lavoro ridotto o più mirato, quindi oggi anche lui è da valutare. C'era il discorso di Jonathan, che però si è allenato tutta la settimana, quindi è disponibile. Bagliani, anche lui aveva qualche problemino, però già ieri si è allenato, ha fatto tutto, quindi direi che i due punti interrogativi possono poi essere il discorso di Mariga, di Abbiani, che oggi scioglieremo, penso. Può essere un altro punto interrogativo, se non sbaglio, l'hai detto tu anche martedì, se il Parma è in questa situazione di classifica, qualche limite, forse soprattutto a livello caratteriale ce l'ha, può essere un altro problema quello... Ma noi non dobbiamo stare a guardare quelli che possono essere problemi. Credo di essere abbastanza obiettivo e onesto, e dobbiamo essere onesti tutti quanti nel riconoscere che se ci troviamo in una determinata posizione di classifica dipende molto da noi, insomma, molto dipende da noi. Quindi ci sono meriti e demeriti in tutte le situazioni. Poi dopo è chiaro che le valutazioni bisogna essere anche bravi a farle in un arco di tempo che sia più o meno ampio, perché se lo si fa nel breve giro di 2-3 partite, allora poi possono intervenire anche altri fattori più o meno fortunati che possono determinare, no? Indipendentemente da quelle che sono le capacità della squadra. Però io voglio essere molto concreto, quindi vivere la situazione com'è, sapendo che abbiamo sicuramente delle possibilità, delle potenzialità che possono ancora migliorare e crescere, però non dobbiamo perdere di mira quello che devono essere le caratteristiche fondamentali e principali di questo gruppo e di questa squadra, che devono essere veramente la grande determinazione, la grande attenzione, cercare veramente di limare il più possibile quelli che sono determinati difetti che dipendono molto da noi più che dalla bravura degli altri, perché poi quando un avversario ti dribbla e ti fa un numero, insomma, si sta anche. Però ci sono state situazioni che non ci hanno visti lucidi, attenti nel leggerle, e quindi ci sono costati punti, insomma.